Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, riders e appassionati e benvenuti al secondo round della Coppa Italia FMI. Qui sul circuito del Mugello, la Coppa Italia è un contesto importantissimo in cui ci sono tantissimi campionati a partire da trofei riservati agli amatori fino a monomarca importantissimi e prestigiosi fino a trofei monogomma. Un contesto davvero di altissimo livello, tutto chiaramente sotto il cappello della Federazione Motociclistica Italiana. Qui con voi in cabina di commento, come sempre, Alberto Fontana, speaker del portale racebooking.net, ed Edoardo Mazzuoli, vice campione italiano SP nel 2011 e attualmente pilota del National Trophy 600. Ciao a tutti, benvenuti. Siamo sul circuito del Mugello, il tempio forse mondiale della velocità, una delle piste più belle al mondo, non solo per il tracciato ma anche per il panorama, per il contorno che circonda questo tracciato meraviglioso. Un tracciato che sin dalla sua creazione non è mai stato cambiato di una virgola. Questo dimostra il gran lavoro che è stato fatto nella realizzazione di questo circuito. Circuito che adesso andremo a commentarvi seguendo un giro a bordo di una Yamaha R1 che ha girato in 54, giro dell'anno scorso. Si esce dalla Bucine, questa curva lunghissima e interminabile che lancia verso questo lunghissimo e infinito rettilineo. Ah, fondamentale qua accelerare più velocemente possibile. Mettiamo la sesta, qua la pista gira un po' verso sinistra, c'è lo scollino con i 1000, la moto si impenna, staccatona, San Donato, importantissima, bisogna frenare molto molto forte e nell'uscita accelerare il più velocemente possibile, però bisogna preparare l'entrata della Luco Poggiosecco, una variante sinistra-destra, il destra, ovvero la Poggiosecco, chiude in uscita e qua sul cordolo poi la pista non si vede ma scollina, vedi che si impenna la moto, arriviamo alla Borgo San Lorenzo Materassi, è una variante sempre sinistra-destra un pochino più veloce e la pista comincia a scendere, qua il cambio di direzione è molto problematico. Si arriva poi in questa discesona che porta alla Casanova Savelli ed è uno dei punti più pericolosi del Mugello questo. Ah, assolutamente sì, bisogna frenare il meno possibile, lasciare correre la moto, lo scambio con la moto in discesa è molto difficile, accelerare e qua si entra nel vivo del Mugello, arrabbiata 1, la pista comincia a picchiare in salita, picchi del 14% e poi c'è arrabbiata 2 che è cieca, non si vede l'uscita, il cordolo è qua dietro, bisogna saperlo a memoria, si scollina, si frena nella scarperia Palagio, qua c'è anche banking negativo, quindi l'anteriore qua si mette in crisi tantissimo, cambio di direzione sinistra, Palagio, si esce sul cordolo, la pista è un pochino bucata, bisogna stare attenti. Ci si sposta verso sinistra per preparare la frenata del correntaio, ingresso in discesa molto complicato, si può fare stretto largo stretto per chiudere verso la fine, stare molto stretti all'interno e entrare forte nelle biondetti, variante velocissima da tagliare il più possibile sui cordoli, uscire lanciatissimi per arrivare alla Bucine con una buona velocità. E qua frenata con scollino e poi bisogna fare la traiettoria più pulita possibile e accelerare forte per fare velocità sul rettilineo. Avete quindi visto un giro nel tempio assoluto della velocità, una pista meravigliosa, una pista capolavoro qui sul circuito del Mugello. Edoardo Mazzuoli ci ha accompagnati e ci ha spiegato nel miglior modo possibile, nel modo più dettagliato e tecnico, come si affronta questo tracciato. Un tracciato che ha regalato sempre grandissime emozioni, grandissimo spettacolo, grandissima bagarre in tutte le categorie che abbiamo visto. Stiamo per assistere ad una delle gare della Dunlop, questo trofeo monogomma che naturalmente si corre col Dunlop, come ve lo può far intuire il nome, con le nuovissime gomme Dunlop che sono uscite proprio quest'anno. Le D212, delle gomme molto prestazionali con cui i piloti si sono trovati molto 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 bene, quindi sono delle gomme che sono piaciute davvero a tutti. Un campionato che dopo diversi anni in cui non esisteva il monogomma Dunlop all'interno della Coppa Italia è ritornato a correre, quindi una novità di quest'anno, giunta al suo secondo round di campionato con una griglia davvero molto folta, con numeri molto importanti. Organizzato da MG Eventi e MotoX Racing e ci ha regalato delle belle gare soprattutto al primo round di campionato e soprattutto bisogna notare come abbiano studiato un sistema di sottoclassifiche per andare a premiare anche i piloti naturalmente non esperti come quelli davanti e non competitivi come quelli davanti in modo tale che tutti possano puntare a un podio. Quindi abbiamo la classifica assoluta, poi la classifica del time 103 e time 105. Praticamente cosa si fa? Si prende il tempo di riferimento delle qualifiche e si calcola il 103% di questo tempo e il 105%. Quello va a determinare come vengono strutturate queste sottoclassifiche.
Stiamo per assistere al secondo round, anzi al terzo round per dire la verità, della Dunlop 1000. Infatti ieri hanno disputato gara 1 il sabato, a rotazione tutte le categorie della Coppa Italia fanno gara doppia in un weekend, facendo una gara al sabato. Quindi, come dicevo, la Dunlop 1000 ha fatto gara 1 ieri con la vittoria di Gian Nicola, che ha chiuso in prima posizione davanti a Tarizzo e Marcheluzzo. Mentre invece quella a cui stiamo per assistere adesso sarà proprio gara 2 qui sul circuito del Mugello. Andiamo a vedere quindi qual è la griglia di partenza di questo schieramento con la pole position di Bosco Lobisto, che ha girato in 1.54.157 a bordo della sua Ducati Panigale. E qui in questa Dunlop Cup i tempi iniziano a essere veramente veramente serrati. Sono tempi qua quasi da Civ. Direi proprio di sì. Con Bosco Lobisto seguito da Guglielmo Tarizzo in seconda posizione con 1.54.300. A seguire di Gian Nicola 1.55.158, seguito poi da Marcheluzzo, Tofanin e Oliva. Questi tre piloti nello spazio di 50 millesimi in tre. A seguire poi Fulvio Faccetti, Lanchner in ottava posizione e Matteo Milanese in nona posizione con la sua Kawasaki ZXR 1000 numero 4, che ha girato in 1.56.395, chiude la terza fila. Alle sue spalle Christian Gipponi con la sua Kawasaki ZX10R numero 61, non ha più il 610 ma è tornato col 61. Quarta fila per lui, 1.56.486. A seguire troviamo Fanelli e Lotito che chiudono la quarta fila, Blora, Rubino e Martello in quinta fila, sedicesimo Rafael Keller, pilota svizzero a bordo di Yamaha R1, 1.57.088, pilota che alla prima gara di campionato aveva fatto un botto abbastanza memorabile, lanciando la moto in aria alla quercia e rischiando di centrare Para, che girava alle sue spalle. Niente, sono sempre lì, perché sempre Marco Para si trova proprio di nuovo alle spalle di Rafael Keller con la sua Yamaha R1, anche lui un millesimo, numero 13, distaccato di un millesimo da Keller. Incredibile. Non è che siamo fratelli. Boh. Rafael Keller 1.57.088, Marco Para 1.57.089. Diciottesimo Albanese, diciannovesimo La Trecchina, ventesimo Altomonte, ventunesimo Müller, seguito poi da Troiani Marco con la sua BMW numero 77, 1.57.773, in ottava fila, ventiduesima posizione, moto numero 77. Ventitreesimo Antonio Marzocchi con la sua Aprilia, 1.57.927, il suo best, ha distaccato di un decimo Bottari, che lo segue in ventiquattresima posizione, e Letizia Marchetti, la prima e unica ragazza su questa griglia di partenza, una pilotessa con davvero tanta esperienza, ha partecipato, ha militato in tantissime gare nel panorama italiano e oggi si trova a partire 25esima con la sua Yamaha R1 numero 5, 1.58.188, il suo best. A seguire Stefano Giudici, Tibaldo, Beretta, Tres e Campanile per arrivare all'undicesima fila aperta da Arnaboldi con la sua Kawasaki numero 23, 2.00.037, il primo pilota a non scendere sotto il muro dei due minuti con la sua Kawasaki alle spalle di Campanile e davanti agli ultimi piloti di questa griglia di partenza, che sono Ciotola, Visentin, Cappellari, Proci, Reviglio e Avanzini. Questa dunque è la griglia di partenza di questa Dunlop 1000. Edo, che cosa ci dovremmo aspettare? Ma davanti il livello è altissimo, perché sono tempi quasi da Civ, girare in 54 a Mugello è una cosa che ti assicuro non è proprio da tutti. Però dietro c'è un gruppone agguerrito e secondo me poi su questi ritmi le gare diventano molto molto belle. Sicuramente una griglia di partenza con nomi importanti, con 37 moto presenti oggi al via, che davvero 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 ci regaleranno grandi emozioni. È tutto pronto per l'inizio del terzo round di campionato della Dunlop 1000. Si scaldano i motori sul circuito del Mugello, rombano questi 1000, si spengono in questo istante i semafori, scattano i 37 piloti della Dunlop Cup 1000. È partito molto male Bosco Lobisto, mentre di Gian Nicola è partito fortissimo e vola subito in prima posizione al comando della gara con Tarizzo, che prova all'interno a prendere la posizione. Tofanin dovrebbe essere la Yamaha R1 che ho visto adesso all'esterno perdere. Oh! Un botto subito nella prima curva. Credo sia la Trecchina a giudicare. Mi sa di sì. Oddio, non sono riuscito a capire chi fosse.
Credo fosse la Trekking a giudicare quello dalla moto. Blora. Quello di sicuro Blora, adesso inquadrato oggi da Marco Para. Mentre Marzocchi, onboard camera sulla sua moto, in lotta con il numero 55 in uscita dalla prima variante. Bella la staccata all'interno. Si prende la posizione su Albanese e guadagna così una posizione davanti. Possiamo vedere un'Aprilia davanti alla quale vediamo la moto di Rafael Keller. Vediamo questo pilota a bordo di Aprilia tentare l'attacco dentro su Keller. Intanto Letizia Marchetti ha provato a prendere la posizione su Tibaldo dentro alla, all'ingresso della Casanova, ma non ci è stata. Guardate quanto sono, quanto è ancora compatto il gruppo in questa primissima fase di gara. Mentre si sale su dalle arrabbiate con Matteo Milanese, bello, che porta a termine un grande sorpasso e chiude anche la linea in maniera abbastanza pulita. Un pochino largo poi nello scambio, però diciamo che poi è meglio andare largo un metro che perdere l'anteriore e cadere. Sì, anche perché lì alla Scarperia è uno dei punti più critici per l'anteriore. E davanti a Fanelli, se non sbaglio, questo è... Sì, dovrebbe essere Fanelli. Ma hai fatto vedere qualche video suo di Fanelli su Facebook? Ci fai spaccare. Lui non usa il traction. Il traction, cos'è il traction? Andate a vederli sul suo profilo personale, fanno davvero morire da ridere. E intanto Bosco Lobisto vede davanti a sé la possibilità di riprendersi il comando della gara. Dentro strettissimo alla Bucine, approfitta del lungo di Gian Nicola. E si prende il comando della gara sul rettilineo del Mugello. Inizia il secondo giro di gara. Bosco Lobisto al comando. Tarizzo secondo, di Gian Nicola ha perso tanto. Marcheluzzo quarto, Toffanin quinto e Milanese in sesta posizione. Lì vicino a Toffanin, intanto Tarizzo dentro al comando della gara su Bosco Lobisto, il quale incrocia la traiettoria molto intelligentemente con Tarizzo, però che si rimette dentro alla Luco. Di nuovo al comando della gara il pilota noto come Gulli. Se vi state chiedendo se è lo stesso di Gulli Racing, è sì, proprio lui. È l'organizzatore di prove libere, ci dà anche parecchio gas. Per essere al comando della Dunlop Bill qui al Mugello, sicuramente il gas che ci dà deve essere davvero tanto. Seconda posizione, dicevamo, per Bosco Lobisto, mentre Milanese insegue da breve distanza dalla sua sesta casella quei primi cinque lì davanti, con Toffanin e Marcheluzzo che si sono rifatti sotto a Di Gian Nicola, ricompattando il gruppetto dei primi cinque. Deve fare attenzione Milanese, perché alle sue spalle ha Fanelli, che lo vedo molto 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 intenzionato ad andare a passarlo. Intanto Letizia Marchetti dentro ha provato il sorpasso al cambio di direzione della Casanova Savelli, non c'è stata, ma l'ho vista molto molto concreta lì. Non so tu. Ma sì, in effetti sì. Comunque Letizia Marchetti ha un sacco di esperienza a livello anche di CIV, secondo me sta un po' gestendo la situazione della sua gara, anche perché qua i ritmi sono alti e 10 giri non sono pochi, poi fa caldo e finire le gomme è un attimo, soprattutto se devi spingere fin dai primi giri. Sta spingendo forte Bosco Lobisto, stacca fortissimo alla Bucine, va a passare Tarizzo prendendosi di nuovo il comando della gara, ed è stato molto bravo anche, nonostante sia arrivato un po' lungo, a tenere bene la corda, chiudere, spalancare, uscire anche forte. Però adesso in fondo al rettilineo lo ripassano. Sicuro. Bisognerà vedere adesso chi dei due frenerà dopo. Basta che non facciano il gioco del freno quando freni tu, perché sennò finiscono tutti e due in tribuna. Esatto. Intanto Giponi passa in scia, Rubino alla fondo dello scollino, la staccata della San Donato, stacca anche molto forte Christian Giponi e si trova conseguentemente davanti a Rubino e porta a termine un bel sorpasso. Di nuovo, sempre qui al terzo giro di questa gara, Antonio Marzocchi sempre on board sulla sua moto. Marzocchi si trova al margine della top 20 e davanti a sé ha davvero tante moto, tra cui quella di Altomonte. Lo vedo lì davanti, lo riconosco dalla tuta, quindi dietro ad Altomonte c'è Martello e poi questa Kawasaki di cui non sono riuscito a intravedere il numero, è tutta un po' low profile, senza il nome scritto sopra, ed è davvero difficile riconoscere chi sia il pilota. Comunque le qualifiche ci avevano fatto vedere che a metà classifica il gruppo era molto molto livellato, e infatti questo è quello che poi viene rispecchiato in gara. Questo è il risultato, numeri molto vicini tra loro, posizioni molto serrate, con Martello che nel frattempo aveva passato Altomonte, il quale vede vacillare la sua posizione anche da un altro pilota che lo sta inseguendo, potrebbe andare a passarlo. L'ho visto lì per un attimo andare. Era la profondità della telecamera che ci ha ingannato. Sì. E nel frattempo Milanese sta spingendo per andare a prendere questi primi cinque, ma nonostante ci sia Fanelli che gli dica dai su forza andiamo,
e sta faticando un po' ad andare a prenderli. Sì, comunque davanti è bello vedere come ci sono tutti i piloti ultra navigati, persone con esperienze, tra l'altro il traverso di culli in uscita è stato favoloso lì dalla Biondetti. E stavo dicendo, sono tutte persone con esperienze importanti a livello italiano, c'è anche chi ha fatto un po' di europeo come Fanelli o... Aia, intanto problemi per Altomonte, che ha alzato un braccio, deve aver avuto qualche problema, Marzocchi lo va a passare in velocità. Quindi non c'è da meravigliarsi se poi si giri su questi tempi, insomma. Oh, Marcheluzzo va a passare Bosco Lobisto in scia, in fondo al rettilineo, adesso si trova davanti e si tiene alla seconda posizione e sta perdendo... Perché ha perso qualcosina Bosco Lobisto su Tarizio, si tratta di pochi decimi. Sì, ha allungato un paio di decimi, ma hai visto cosa ha scritto sulla tuta Marcheluzzo? Marcheluzzo, no. Marquez. Marquez? Ah sì? Sì. Non l'ho visto. Ha scritto Marquez. Intanto ho visto un pilota che è andato lungo di fronte a Troiani, rivediamo la partenza disastrosa di Bosco Lobisto. È partito proprio... È vero, Marquez, eccolo lì. Che però è scritto con la K. Vabbè, giustamente. Però è stato bravissimo Bosco Lobisto per a recuperare qui in fondo la staccata e guadagnare. Come vibra la telecamera sulla moto? È il bicilindrico. Il bicilindrico. C'è la telecamera che chiede pietà lì su quel bicilindrico con tutte quelle vibrazioni. Vediamo anche la partenza di Letizia Marchetti, è stata brava a sfilare un po' di moto. Poi è arrivato questo missile che si è infilato lì all'interno, ha guadagnato alcune posizioni. Il milanese non ha fatto la partenza migliore dell'anno, devo dire. No. Però vediamo adesso la staccata. Si arriva qui in fondo alla San Donato, perché comunque Milanese si trova a sesto, quindi questi qui a un certo punto li ha passati. E guarda che bello il correntaio con il sole dietro che dà questo effetto. È correntaio questo? Oh già. Sì. Sì. Sì, sì. Correntaio. Vedi come comunque sto notando che le traiettorie di questi 1000 siano abbastanza simili tra loro. Vabbè, ecco, poi arriva il 116 che mi chiude la bocca. Mi dice cosa stai dicendo, io la chiudo stretta stretta, ciao, Lotito. Comunque correntaio e bucine, le curve che tornano molto indietro con il 1000 soprattutto, sono curve che bisogna, diciamo, spigolare abbastanza, e al Mugello comunque spigolando bisogna mantenere una velocità di percorrenza molto 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 importante. Comunque non era la Trecchina che era caduto alla partenza, ci scusiamo, e credo fosse... Facietti. No, Oliva. Ah, Oliva, è vero. Rudy Oliva è caduto. È vero che Oliva. E Rudy Oliva è caduto in partenza, scusateci. Avevano le colorazioni abbastanza simili. La tuta non era quella, però la Yamaha R1 aveva dei colori abbastanza simili. E da quella distanza siderale da cui abbiamo piazzato la telecamera, ho faticato un po'. Sì, hai notato? Sam Lowe's. 22. Sì, è vero, con la gamba staccata. E ho notato invece anche Chas Davis. Dove? Bosco Lobisto. L'hai visto come sta molto avanti col sedere e la gamba esterna molto aperta? In slow motion, non ci hai fatto caso. Ma Chas Davis. No, Chas Davis è un po' più gobbo, no? Sulla moto. Secondo me è un po' più gobbo. Comunque sì. Però è il Ducatone. Sì, con la gamba esterna tutta aperta. Ricorda un po'. Eccolo qua! Parli del diavolo e spuntano le corna. Bosco Lobisto si riprende la seconda posizione alla staccata della Materassi, mentre Tarizzo lì davanti sta guadagnando qualcosina da questo duello, anche se adesso si è rifatto abbastanza vicino. Io non so se chiamarlo Boscolo o Bosco Lobisto. Federico, ecco, è il nome, è l'unico proprio che c'è qua di Federico oggi, c'è 400 iscritti. E ma tu li vedi i traversi che sta facendo lì davanti Tarizzo? È il traction. Ma tu li vedi o no? Sì, sì. Non arriva alla fine di gara con quella gomma lì, Infatti Bosco Lobisto si sta rifacendo sotto. Non perché le Dunlop non tengano, ma perché se continui a trattarle così, 10 giri di gara comunque sono lunghi. E lo vedi come esce di traverso? Ma è una mia impressione o sta facendo dei traversi della occhio, Madonna? Che sorpasso, bellissimo! Al correntaio è stato bravo anche poi a chiudergli la porta a Bosco Lobisto, a rimettersi anche davanti. Anche Marcheluzzo butta il naso nella piccola porta lasciata aperta da Tarizzo dopo aver subito il sorpasso da Visto. E in tutto ciò Toffanin ha perso tanto. Andiamo adesso on board sulla moto di Marco Para, che si trova in tredicesima posizione. Per fortuna non c'è Keller nei paraggi. No, esatto, Keller è un po' più indietro, va adesso a cercare di passare la Trecchina dentro alla Bucine. Bello sorpasso di Marco Para.
bellissimo, e si getta adesso all'inseguimento di Blora lì davanti a lui. E sto cercando di capire se sia partito male Keller o bene Para. Direi che è partito bene Para, perché da 17esimo a 12esimo adesso all'inseguimento di Blora ha fatto una bella prima parte di gara, perché sono trascorsi ormai 5 giri dei 10 totali previsti. Andiamo on board sulla moto di Arnaboldi, che spalanca il gas in uscita dalla bucine e si getta qui sul rettilineo Mugello. Purtroppo Arnaboldi si trova a fare una gara in solitaria, non ha nessun compagno di giochi con cui divertirsi un po' e darsi un po' di carenate. Infatti si trova a parecchi secondi dai piloti davanti a lui. No, questo è... Te l'hai visto? Così da dietro, lontano, piccolo, ho capito che è un R1, però... Aspetta, bisogna spulciare un po'. Perché è ripartito, quindi come fai a capire chi è? Intanto vediamo qui un bel sorpasso qui. È Toffanin, sicuro. Ah già. Perché era molto più avanti, adesso è indietro. Scivolato 19esimo Toffanin, mi sa che era proprio lui. E intanto Edo mi fa segno, guarda come sono intelligente, davvero, sì, stavolta ci hai visto lungo. E Milanese approfitta di questo lungo di Toffanin alla prima curva per ritrovarsi automaticamente in quinta posizione. E questo sicuramente va tutto a vantaggio del pilota veneto numero 4, che guadagna una posizione. Milanese, dopo la prima gara di Misano in cui si è trovato molto in difficoltà, oggi è molto più concreto. E se non avesse quel qualche secondo che lo separa dai primi, sarebbe stato bello vederlo anche lui in lotta con Bosco Robisto, Tarizzo, Marcheluzzo e Di Giannicola. Intanto Para era stato ripassato dalla Trecchina, adesso prova a riprendersi ancora una volta la posizione qui dentro. Oh, ma la Trecchina come resiste, forte lì. Comunque io vorrei spendere due parole su Milanese, perché se ti ricordi bene l'anno scorso quando partecipavano alla Michelin Cup, giusto? Sì. Milanese comunque, passando a Kawasaki, ha avuto un po' di difficoltà nell'adattarsi. È stato passato da Fanelli, adesso lo va a ripassare qui sullo scollino e si riprende di nuovo. Fanelli, ricordiamo che corre con la moto 2007-2008, un po' anzianotta, che lui chiama la MILF, quindi... E Fanelli ripassa Milanese intanto. Stavo dicendo, Milanese ha avuto un po' di difficoltà, l'anno scorso era quinto, sempre comunque nei 5 del trofeo. Quest'anno è sempre lì. Oh! Scusa, perché la Trecchina ha tirato una staccata della Madonna e Para ha tirato una staccata della Madonna al quadrato e l'ha passato. Davvero bello vedere questo confronto. Intanto che attenzione a Troiani dentro su Albanese, fa guadagnare la 15ª posizione con un bel sorpasso alle loro spalle. Voglio vedere anche dove sia Keller. Intanto attenzione, allarme rosso, Bosco Robisto dentro su Marcheluzzo, mentre c'era stato uno scambio di posizioni lì davanti con Tarizzo che è scivolato in terza posizione. Ci siamo persi un po' qualcosa qui davanti, non abbiamo visto. Deve aver sbagliato, aver fatto un lungo. Sì, deve aver sbagliato qualcosa Tarizzo. E Marcheluzzo si trova in seconda posizione adesso, passato da Bosco Robisto. Attenzione a Di Giannicola, che va a passare anche lui a sua volta. Marcheluzzo portandosi in terza posizione. Attenzione a Para, attenzione a Para. Scambio. Mamma, da paura su Blora alla Savelli. Un bellissimo sorpasso. È vero, dove Pasini ha fatto quel garone da paura in gara in Moto 2. E guarda come siano molto vicini questi piloti tra loro. Troviamo lì davanti la Trecchina, poi Para. E poi dovrebbero essere Lottito Bottari. E Blora. Mentre, sì, Blora. Mentre Rafael Keller all'attacco di Troiani. Di fronte a lui si stanno giocando posizioni molto importanti con Keller, che è uscito fortissimo, affonda la staccata. Mamma mia la resistenza lì di fronte a lui. Ecco il momento in cui devi tirare la leva un filo di più per non urtare sì. Davanti. Sì, ho visto proprio la moto di Keller che si intraversava e lui per non fare caput. Oh, mamma mia. Mamma! Di Giannicola! Mamma mia. Dove si è infilato alla bucine? Che carenata. Attenzione perché Bosco Robisto fa valere il bicilindrico qui in uscita, prende la scia su Di Giannicola. Ma attenzione perché adesso Di Giannicola a sua volta potrà riprendere la scia di Bosco Robisto e guadagnare i chilometri orari persi. Intanto Milanese di nuovo in lotta con Fanelli, la difficoltà sul dritto di Fanelli. Finendo il discorso su Milanese, adesso Milanese è in quinta posizione, comunque nei primi 5
di questo campionato, però a livello dall'anno scorso a quest'anno è salito tanto, è cambiato notevolmente, quindi il milanese è sempre lì ma è migliorato in maniera sostanziale, perché l'anno scorso qua si girava a 56 e adesso qua davanti c'è gente che fa 54. Assolutamente, assolutamente sì. Intanto attenzione, ancora Keller in lotta contro Iani, adesso ha preso la scia, cerca di far valere la spunto della Yamaha R1 su quello della BMW di Troiani, ma Troiani stacca fortissimo e arriva anche lungo Keller, da bravo volpone svizzero qual è, ha capito il fatto che Troiani sarebbe andato lungo e l'ha lasciato sfilare con intelligenza tattica per riprendersi la posizione. Quindi in questo scambio di traiettorie si è rimesso nuovamente davanti. Che belle linee Keller comunque. Sì, 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 molto belle, molto belle. Molto belle. Sfrutta tutta la pista e ritarda l'ingresso alla Poggio Secco che chiude molto e spesso mette in difficoltà. Sì, anche perché poi ti trovi, magari se arrivi un po' ad anticiparla troppo, ti trovi a finire sul cordolo esterno. No, lì non acceleri. Non acceleri, esatto. Poi se vai sul verde lì c'è sempre un po' di paura quando devi risalire sullo scalino, che l'anteriore magari ti sbacchetta un pochettino. Ma no, tu quelle paure lì non ce le hai. No, lì non bisogna tenere aperto. Giusto, e lo sporco sul verde lì, chi se ne frega. No, io dicevo per risalire sul gradino. Okay. Oh, ho visto una moto nera infilarsi dentro all'arrabbiata 1 e guadagnare una posizione. Di nuovo ancora scambi di posizione, qui sorpassi su Arnaboldi, è stato il sorpasso il quale a sua volta va a cercare di riprendersi la posizione. Rivediamo intanto un replay proprio di Arnaboldi, del super slow motion al correntaio. Che bella livrea questa Kawasaki, molto curata, quella ufficiale. Sì, molto curata, molto dettagliata, molto ben tenuta. Questa invece è la moto di Gipponi che ha cambiato completamente colori. Lo capite poi perché io dico che noi ci impegniamo a riconoscere tutti quanti, ma se mi arrivi con la carena così alla gara dopo, io come faccio a riconoscerti? Quella è anche un po' la difficoltà. Comunque c'è una cosa che a me non piace. Sono i fari finti sulle moto. Ma sì, è vero. Che poi sono stampati con una risoluzione bassissima e sono tutti pixelati. Perché? Cioè, stampateli almeno bene, no? Sì, no, non capisco questa cosa. È stata introdotta nel mondiale Superbike, adesso va un po' di moda. Sì, è vero che sono comunque delle derivate di serie e hanno... Mi stavo capottando in regia, scusate. Stavo cadendo dalla sedia. E hanno fari, frecce, specchietti quando vengono comprate dal concessionario, però... Quando vengono vestite da corsa, perché bisogna riprodurre i fari? Aia, allarme rosso ancora qui davanti per il comando della gara con Bosco Lobisto. Nuovamente al comando davanti a Di Gian Nicola, mentre milanese ancora in lotta con Fanelli. Questa lotta infinita che non ne vuole sapere di finire. Ma Di Gian Nicola affonda una staccatona alla San Donato e si riprende ancora una volta al comando della gara per il pilota che potrebbe continuare ad essere il leader di campionato dopo la vittoria bellissima di Misano. Gara conclusa al sesto giro per una bandiera rossa scatenata da Keller, che ha fatto caput con la sua R1 alla quercia. E una gara davvero consistente quella di Gian Nicola, che ha vinto anche gara 1 ieri, e oggi con questa prestazione qui, quando mancano due giri e mezzo alla fine di gara 2, rischia di portarsi a casa anche gara 2 e sarebbe una tripletta all'inizio di questo campionato, che dimostra la sua superiorità rispetto agli altri. Sì, poi di piloti in grado di mettergli le ruote davanti abbiamo visto che ci sono, però di Gian Nicola poi alla fine ha sempre dimostrato quella concretezza che serve per portare poi la vittoria a casa. Sì, diciamo che gara 1 di Gian Nicola l'ha vinta in volata su 6 decimi su Oddio! Che rischio! Che rischio per il pilota di fronte a Troiani! Ce l'abbiamo il replay? Non lo so. E quando prendi l'imbarcata che poi la moto punta al muro? Non lo so, io però un altro infarto così non lo sopporto, te lo dico. Cioè, io non posso sopportare di rivedere una roba del genere. Madonna! Mi è sfuggito, però se è quello che dico io, mi ricordo un incidente che fece Pagliani con la moto 3 fuori dalla Borgo San Lorenzo Materassi. Attenzione qui con Marzocchi in lotta su Tibaldo. Marzocchi che ha fatto un gran recupero, dicevi? Stavo dicendo l'incidente di Pagliani, imbarcata, moto guarda muro, finisce contro muro, aia. Moto divisa in due. Aia. Un po' come l'incidente di Miller in MotoGP Le Mans, se ti ricordi.
Lì purtroppo gli è partito il posteriore, ma il traction l'ha tenuta giù ed è finito contro il muro. Miracolato, proprio miracolato. Un incidente così, in cui ne esci così senza un graffio, non capiterà mai più. Intanto guarda Tibaldo all'esterno della bucine. Qua però si trova a uscire forse un po' morto, a perdere un po' di terreno. Va a passare Troiani. Probabilmente Troiani è rimasto scioccato da quello che ha visto. Dovrebbe essere stato Müller il pilota che ha fatto quell'imbarcata allucinante alla Casanova Savelli. Che allungo il motore. Hai visto? È stato bravo Troiani comunque. Perché non era neanche in scia. Erano solo di fianco. Sì. Troiani comunque quindi si è rimesso davanti a Marzocchi, il quale se le sta dando. Si sta dando carenate con Troiani, Tibaldo e Martello lì davanti a loro. Piloti che vanno dalla 17esima alla 20esima posizione, ma che stanno regalando comunque grandi emozioni. Marzocchi dentro su Troiani, questa volta il sorpasso va a buon fine e si prende la posizione all'ingresso della Materassi. Quando manca un giro e mezzo alla fine di questa gara, e sono proprio curioso di vedere lì davanti nei primi quattro chi sarà quello che transiterà sotto la bandiera a scacchi. Ancora qui Bagar, Casanova Savelli, e lì davanti Tibaldo e Martello hanno allungato un pochino. No, problema per Bisto. No, alza un braccio al correntaio Boscolo Bisto. Non ci posso credere, a un giro e mezzo dalla fine. Che sfortuna però. A un giro e mezzo dalla fine. Incredibile. Di Giannicola quindi si trova tra le mani la possibilità di fare tripletta, mentre Milanese ancora in questa lotta con Fanelli. Fanelli sta tirando le staccate della vita per stare davanti a Milanese con questa Suzuki che lui chiama la MILF, anche perché deve come si dice, equiparare con la guida un gap di motore. Guardalo qua, guarda qua che differenza di motore. E io devo fare i complimenti a Fanelli, perché se si sta difendendo. Ma Davide, ma perché corri col 600? Ce lo spieghi? Ma compralo un 1000, li trovi su subito.it usati a pochi euro, come le pubblicità del Lidl. Intanto attenzione, Marco Para ancora in lotta con la Trecchina. Sono diversi giri ormai che si scambiano le posizioni questi due compagni di scorribande, anche nella Yamaha R1 Cup, dove corrono entrambi con le moto con cui corrono qui nel Dunlop. Tra l'altro trofeo Yamaha R1 Cup organizzato dagli stessi organizzatori del Dunlop Cup, ovvero Moto X Racing ed MG Eventi. E Para è riuscito a passare la Trekking, adesso sta tenendo la posizione mentre parcheggia mestamente così la sua Ducati Boscolo Bisto. Onboard camera ancora su Gipponi, che davanti a lui si trova, dovrebbe essere Milanese quello inquadrato, se non è lui è Lanchner forse, dovrebbe essere Lanchner, no Rubino, non ci sto capendo più niente, sono troppe moto, tutte nello stesso punto della classifica, la classifica si aggiorna solo alla fine del giro, quindi non riusciamo a inquadrare bene chi siano i piloti. Esce veramente forte qua Gipponi dall'arrabbiata 2, poi perde qualcosina in confidenza qua in staccata all'ingresso della scarperia. E lì davanti Milanese sta guidando questo gruppo, con alle sue spalle Fanelli, Lanchner, dovrebbe essere Rubino la moto verde di fronte a Gipponi. Se la memoria non mi inganna. Se la memoria cromatica non mi inganna. E guarda questo quintetto che sta volando nelle biondetti verso l'ultima parte del circuito, verso l'ultima curva, verso la bucine, verso la bandiera a scacchi. Mentre Milanese lo vediamo adesso affrontare la staccata con Lanchner, che si mette davanti a Milanese all'ultimissima curva, mentre Di Giannicola, dopo una gara perfetta, vola in prima posizione sotto la bandiera a scacchi davanti a Marcheluzzo, che è arrivato in volata con Tarizzo distaccato di 70 millesimi. Attenzione a Milanese che prova a riprendere la scia su Lanchner. Arrivano in volata Lanchner davanti a Milanese in quarta posizione, poi seguire Rubino, Fanelli e Gipponi in ottava posizione. Anche qui un bel gruppo in volata con gomitate sportellate tra la Trecchina e Para. Chi è che è arrivato davanti? La Trecchina su Para è arrivato davanti di... sto cercando pochissimo. Di leggere. Di pochissimo, di un decimo, anzi meno, 50 millesimi. 50 millesimi il distacco. Un'altra volata qui. Poi Blora, Albanese, Keller, Tibaldo, Bottari, Martello, Marzocchi, Toffanin, che ha fatto quell'errore. Già. E Troiani nei primi 20. Peccato per l'errore di Toffanin. Il problema del Mugello è il traguardo lontanissimo dall'ultima curva, quindi poi si innescano sempre super volate e duelli fino al millesimo. Davvero, davvero, non è raro, anzi, è raro vedere, è raro non vedere duelli al Mugello, perché
Sai, si dice spesso che soprattutto con le piccole cilindrate non vince chi esce per primo dalla bucina. È vero. Quella lì è una tattica, sai, magari tu anziché affondare la staccatona della vita alla bucine, te ne stai dietro. Se dietro vinci. Te ne stai dietro, la prepari bene in modo da uscire forte e con la scia poi vai a vincere. Ma è risaputissimo. Già. Fa tutta parte della tattica che circonda questo meraviglioso sport che è il motociclismo, che non è fatto soltanto di sgasate e carenate e staccate, ma è fatto anche proprio di tattiche vere e proprie, perché la gestione della gara, la gestione di tutta una serie di cose importanti che fanno da corollario a quella che è poi la prestazione tecnica. Andiamo quindi a vedere l'ordine d'arrivo di questa Dunlop 1000 con la vittoria, la tripletta nelle prime tre gare, tre vittorie per Di Gian Nicola. Ancora una volta davanti a tutti, primo con un secondo e 9 di vantaggio su Marcheluzzo secondo, il quale a sua volta ha distaccato di 70 millesimi Guglielmo Tarizzo. Giro veloce della gara comunque fatto da Marcheluzzo, 1.54 e 6. Neanche Bosco Lobisto, Di Gian Nicola e Tarizzo sono riusciti a scendere sotto il muro dell'1.55. Quarta posizione per Lanchner, seguito da Milanese, Rubino, Fanelli, Gipponi, Lotito e La Trecchina. Questa è la classifica assoluta di gara. Mentre la classifica di gara divisa per classi, ricordiamo che gli organizzatori del trofeo Dunlop hanno creato delle sottoclassi basate sul 103% e il 105% del risultato della pole position in qualifica, quindi in modo tale da premiare anche altri piloti che hanno comunque fatto dei buoni risultati. Quindi il vincitore della classifica assoluta, come dicevamo, è Di Gian Nicola davanti a Marcheluzzo e Tarizzo. Mentre nella time 103%, vincitore è La Trecchina davanti a Tibaldo e Bottari. Nella time 105, vincitore è Arnaboldi davanti a Visentin e Ciotola. Questo dunque è l'ordine d'arrivo della Dunlop Cup 1000. Ricordiamo, il prossimo appuntamento con questo campionato sarà il 21, 22, 23 luglio sul circuito del Mugello, dove ci sarà il terzo round della Coppa Italia FMI. Da Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli, è tutto, ci si vede al Mugello. Ciao!